I padroni di casa vogliono guarire dalla pareggite e trovare il primo successo stagionale. Gli ospiti, reduci dalla convincente vittoria per 4-1 contro la Fermana, sono in cerca del primo bottino pieno in trasferta. Buon pomeriggio da Luca Pellegrini della Giovane Italia e benvenuti a Vispesaro Turris, settima giornata del campionato di Primavera 3, girone B. Passiamo alle formazioni partendo dai padroni di casa. Tre novità rispetto all'ultima partita, quella di due settimane fa contro la Juve Stabia. Giunti al posto di Gramolini tra i pali, poi Bastianelli e Pierluigi al posto di Piscopo e Podrini. Tra centrocampo e attacco rispondono gli ospiti con un solo volto nuovo rispetto all'ultimo weekend. Piccolo sostituisce Rizzo come terzino destro. Bastianelli all'indietro per Tiane che si appoggia a Lo Bianco, si torna sulla fascia da Bastianelli, cross al centro, arriva Pierluigi che ha tutto il tempo di controllare e calciare, ma svirgola. Lo Bianco riceve, stop orientato ad aprirsi il campo e poi sventaglia per Bastianelli, stop incredibile a seguire con il petto, poi di testa in area per Fiorani, traversa piena. Colpo di testa di Giorgini, pallone in mezzo al campo, Musciano in bello stile evita Pisacane, poi arriva Nocchiero in ritardissimo, occhio al cartellino che è giallo, chiedevano un colore diverso dagli spalti e anche in campo, soprattutto Capitan Sartini che adesso va a parlare con il direttore di gara. Nocchiero è entrato molto in ritardo su Musciano, l'ha colpito in pieno. Rimane a terra il numero 11 che adesso abbastanza dolorante si rialza, si tocca ancora la gamba, si sistema il parastinco, sarà punizione per la Vispesaro sul pallone Giorgini che allarga sulla destra verso Sartini. Poi Musciano, su di lui ancora Nocchiero che fa un'altra entrata in ritardo, secondo giallo e rosso per Nocchiero che ha preso due cartellini in 45 secondi. Centro, avanza, alza la testa, una specie di campanile verso Miranda, di petto prova a controllarla, Giorgini la protegge, Miranda gliela scippa e calcia, forse c'è stato anche un contatto con Sartini. Rimessa laterale, viene incontro Piscopo che fa sponda, cross Pierluigi, controlla un pallone non facile, lo restituisce a Piscopo che calcia di prima intenzione, tiro completamente sballato. Fischia l'arbitro, parte Santarpia, la gioca corta all'indirizzo di Fiasco, è lui che va in area di rigore, non la tiene Giunti, il pallone rimane lì allontanato, Pisacane al volo, non riesce a tenerla bassa. Sono scaduti 6 di recupero, ma ci sarà un'ultima chance per la Vispesaro che avrà a disposizione una rimessa laterale, se ne incarica Sartini, traiettoria lunga che spiove a centro area, Piscopo fa sponda per Lilli, sinistro murato e l'arbitro dice che non c'è più tempo, finisce 0-0.